Ciao a tutte ragazze e bentornate sul canale. Allora, oggi sono qui per parlarvi dei miei balsamo preferiti, come ho realizzato il video degli shampoo per darvi dei consigli, per scambiarci dei consigli, per dirvi come mi sono trovata, cosa ne penso di alcuni shampoo e soprattutto shampoo che possiamo reperire facilmente, appunto low cost, eccetera, eccetera. Oggi vi parlo invece dei balsamo. Ne ho scelti tre, sono tutti e tre Eco Bio questi qui, e poi vi faccio appunto anche una digressione parlando invece degli altri tipi di balsamo che ho provato. Allora andiamo a vedere nello specifico. Il primo che vi mostro, sicuramente rullo di tamburi, lo avrete già intuito, è il mio balsamo preferito per eccellenza da quando sono passata al bio. E diciamo, ragazzi, non vi dico una stupidaggine, ma è stato il primo prodotto proprio in assoluto che io ho comprato per i capelli e in generale tipo bio, perché quando la prima volta sono andata nella mia bioprofumeria, la mia bioprofumeria di Fidù, la mia bioprofumeria ormai, vabbè, la bioprofumeria che appunto c'è nella mia città, quando ancora non sapevo dell'esistenza perché aveva aperto da poco, eccetera, eccetera, è stato il primo prodotto che ho acquistato. Non vi tengo troppo sulle spine, il balsamo concentrato attivo di Biofficina Toscana. Ragazze, ve lo cito praticamente quasi in ogni video che riguardi i capelli perché è il mio balsamo preferito. Davvero potrebbe sembrare qualcosa pieno di siliconi, pieno di non lo so, chissà cosa, perché districa i capelli, veramente, in men che non si dica, veramente tendono pochissimo. Allora, l'odore. Come vi dissi in un video di tempo fa, non sarebbe sicuramente la cosa che farebbe sì che uno lo scegliesse, perché è un odore abbastanza intenso di piante, ma assolutamente non ci interessa perché è uno shampoo miracoloso, davvero districa alla perfezione, non smetterò mai di dirlo, è nutriente, i capelli li lascia setosi, morbidi e idratati, veramente nutriti, e vi ho detto ne basta pochissimo perché avendo anche un costo di tipo 11-12 euro, non ricordo precisamente, magari ve lo lascio scritto qui. Dura tantissimo tempo appunto perché ne serve poco, sono 200 ml, ma io questo ragazzo ce l'ho tipo da 2 anni e mezzo, non lo so, è ancora, vabbè, poi sempre perché io le alterno eccetera, non uso sempre lo stesso, ma ancora non l'ho finito come potete vedere, e già ne ho ricomprato un altro, ma già tempo fa, perché davvero non potrei non averne uno di scorta perché è il balsamo della vita praticamente. Niente, secondo me questo balsamo parla da solo, ragazze, provatelo e se non l'avete ancora fatto, perché assolutamente ne vale la pena. Se non lo trovate, se non avete delle bioprofumerie vicine, lo trovate assolutamente facilissimamente sul web, quindi ci sono tantissimi negozi appunto biologici online che lo rivendono, quindi è facile da trovare. Io veramente ve lo straconsiglio, è un prodotto stupendo, stra consigliato, ve l'ho detto, sono ripetitiva, ma questo balsamo merita. Secondo balsamo che vi mostro, in realtà ve l'ho già mostrati tutti e tre, già l'avete visto comunque nei miei video, nei video dei preferiti, eccetera. Quindi chi mi segue da tempo già li conosce. Questo secondo balsamo è della Gently, questo marchio che troviamo al supermercato Todis, ed è un balsamo bio, appunto, di questa linea bio, balsamo per capelli con estratto biologico di riso, anche questo certificato ICEA, vegano, eccetera, eccetera, anche questo 200 ml di prodotto. Ragazze, questo balsamo io sono rimasta molto entusiasta perché praticamente costa pochissimo, intorno ai 2-3 euro, non sto scherzando, e profumazione molto delicata, bellissima, veramente bellissima e delicatissima. È biologico, ve l'ho detto, ed è veramente performante, cioè davvero funziona, davvero è un balsamo di ottima qualità. Per il prezzo che ha mi sembra assurdo, per essere biologico mi sembra assurdo, ma ragazzi, ve lo giuro, provatelo perché davvero è fantastico. Come vi dicevo, appunto, a differenza del balsamo di Biofficina, che magari può stare il quadruplo, il quintuplo di questo costa pochissimo, quindi assolutamente davvero vale ancora di più perché per quanto costa è fantastico. Anche questo molto nutriente, scioglie bene i nodi, ammorbidisce i capelli, quindi veramente veramente consigliato. Io ancora quando ne parlo mi sembra assurdo, però vi giuro, è davvero un ottimo balsamo anche questo, quindi mi sento di consigliarvelo anche appunto per darvi delle scelte diverse tra loro. E il terzo di cui vi parlo invece è del marchio Alchemilla, questo qui è sempre quindi biologico e tutto quanto, questo qui è un po' di più, è 250 ml, e in particolare questo che mi è stato regalato è all'arancio e limone con nuova formula. Io vabbè, non ho mai provato prima questi balsami appunto di Alchemilla, quindi non mi so dire la formula precedente.
ma è molto bello, ha veramente un odore di limone arancio, quindi è veramente bello fresco, soprattutto ora che estate. Questo balsamo ha un odore che persiste sul capello anche dopo averlo messo in piega, quindi davvero bella la profumazione che resta sui capelli. È ottimo, ovviamente, anche questo molto intenso, districa bene, nutre i capelli, li ammorbidisce, quindi tutti e tre vi devo dire che hanno le stesse caratteristiche. Il prezzo di questo specificamente, nello specifico non lo conosco, ma credo comunque si aggiri intorno ai 10 euro, credo come quest'altro qui, e lo troviamo sempre su internet, alla bioprofumeria, eccetera. Ve l'ho detto, l'unico che si differenzia è questo perché lo troviamo al supermercato, è un costo decisamente minore, quindi se non abbiamo la possibilità di trovarli, di comprarli, assolutamente vi consiglio questo, ma se invece avete la possibilità di trovarli, avete una bioprofumeria vicina, andateli sicuramente a provare perché sono fantastici anche questi. Vi straconsiglio, adoro, mi piacciono tantissimo. Come vi dico sempre, lasciatemi dei commenti consigliandomi anche voi quello che vi piace di più, quello che amate, che non lascereste più, eccetera, eccetera. E adesso invece vi faccio un'altra parentesi che riguarda invece il balsamo, e in particolare della Garnier, che io ho provato, quelli con Buoninci ovviamente. Vi dico questa cosa perché, come avrete visto nel video degli shampoo, lì quasi tutti erano della Garnier, sono quelli che utilizzo spesso, li ricompro sempre, sono facili da trovare, eccetera, eccetera. Il balsamo stessa cosa, alcuni sono con Buoninci ovviamente, altri no. Quelli con Buoninci li ho provati, ma ecco, una pecca che fa sì che io non li ricompri più è che sono veramente troppo leggeri. Le formulazioni sono leggere, il balsamo scivola sul capello e non me lo nutre, non me lo districa. Davvero fa un'azione molto molto limitata. Io invece ho bisogno di nutrimento comunque per le punte, perché quando uno ha i capelli lunghi appunto ha bisogno di nutrirli, comunque avendo un capello che è mosso naturalmente, comunque non è uno spaghetto liscio, perché anzi chi magari è uno spaghetto liscio eccetera non ha bisogno neanche di balsamo, per dirvi. A volte mia mamma, che ha i capelli molto lisci, neanche lo utilizza, proprio per non farli ancora più lisci, per dirvi. Ma io che ho bisogno di districare, di nutrire perché li ho lunghi, di ecco, di tutte queste cose qui, quei balsamo non fanno al caso mio, perché appunto non mi fanno niente, non è che mi fanno qualcosa di male, ma pure se ce ne metto un sacco, diciamo, sono nulli, l'azione è nulla, quindi non mi sento di consigliarle appunto in generale, perché comunque sono una sciocchezza sul capello, quindi anche per chi magari ne ha bisogno di pochissimo eccetera, cioè io consiglio comunque qualcosa di più performante, anche se magari devi usare un cecio, però almeno è un prodotto che nutre, ecco. Invece quello quelli non li trovo appunto nutrienti, performanti, non mi facevano niente. Io ragazzi ho finito, spero di esservi stata utile come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciatemi un like se è così e se vi fa piacere iscrivetevi al canale, perché a noi non fa altro che piacere, lasciateci qualche commento se vi va, se avete qualche tipo di video da consigliarci, magari se mi volete dare delle idee, dei consigli, qualsiasi cosa è ben accetta, seguiteci su tutti i social che trovate alla fine e all'inizio del video, su Facebook, su Instagram, e se vi interessa di moda, vi piace la moda, seguitemi anche sulla mia pagina che si chiama Al Passo con lo Stile, sia su Facebook che su Instagram con lo stesso nome, e poi vabbè, sempre sul canale delle categorie appunto che riguardano la moda, realizzo anche video che riguardano appunto quel settore, spero che appunto vi piaccia anche quello, perché a me piace tantissimo realizzare, darvi dei consigli, darci dei consigli, chiacchierare, insomma. Io vi mando un grosso bacio, grazie per aver guardato il video e ci vediamo alla prossima.